Tutto bene, siamo usciti alle 17.35 dalla struttura ospedaliera, dalle 8.30 che mi hai chiamato tu, 8.20 che stavo entrando, vedi? Alla fine ho passato quasi tutta mezza giornata in oculistica e alla fine non era un problema oculistico. Mi hanno fatto 10 visite all'occhio e non c'è niente l'occhio non c'è niente, e sai dove mi hanno mandato dopo, indovina? In neurologia. Ecco, e da lì sono uscito la sera, pensa te. Comunque quelli stolti che dicevano no, vai da un professionista, sarei andato da un professionista, avrei speso 150 euro per fare un campo visivo, e lì mi hanno fatto campo visivo, mi hanno fatto 10 prove ottiche, pensa te. E poi mi hanno fatto anche la visita neurologica con la bellezza di 80 euro di ticket. Sì, vabbè, ho perso mezza giornata, ho assistito a un tossico che ha ribaltato per terra il lettino, sono arrivati i carabinieri, un po' di spettacolo, e vecchi che sputavano, tossivano, però mi hanno fatto il check-up completo, amico mio. Te ti rendi conto il disagio di una persona del raccontarti le sue disavventure? Cioè lui a casa non ha nessuno a cui raccontarle e le racconta a te. Gottardo, cambia numero, è meglio per te. Sì, ma io non voglio svegliarmi la mattina e far colazione ascoltando i resoconti di Miguel Sommi che racconta le sue puttanate e chiede indovina dove mi hanno mandato. Ovunque ti abbiano mandato hanno sbagliato. Io ti voglio fare i miei migliori auguri, perché io sono sicuro che tu non hai niente. Io voglio sentire i tuoi editoriali tutto l'anno. Alberto, però adesso non so se ricordi, ti ho mandato un messaggio dove lo invitavo ad andare a farsi una visita neurologica, e avevo ragione, perché quello è il problema di Miguel, è proprio neurologico. Comunque io, Miguel, pur essendo probabilmente molto più povero di te, sarei andato dallo specialista. 100 euro li avrei spesi, non avrei fatto mezza giornata a fare la figura del coglione. Detto questo, gli auguro salute, perché questo è un pensiero molto sincero. Gli auguro salute a Miguel, nonostante sia veramente un personaggio indescrivibile. Buongiorno Alberto. Io anche oggi, così come sempre, volevo mandare a fare in culo Miguel e i suoi editoriali del cazzo. Alberto, degli orari, delle visite di questo rincoglionito, non ce ne frega un cazzo, a me manco per niente. Poi lui che dice che lo Stato è ladro, eccetera, eccetera, va nell'ospedale pubblico e non vuole pagare la visitina dal privato 150 euro. E che imprenditore è quest'uomo? 500 dipendenti, puttanate a destra e a sinistra. L'unica cosa importante è che l'hanno messo a fare una visita neurologica, visto il problema sia di sintassi che di collegamento cerebrale tra bocca e ovviamente pensiero, ma soprattutto bestemmie i vecchi. E lui che cazzo è? Porca troia, un altro vecchiaccio di merda. Ma vai a fare in culo. Ma vai a fare in culo, brutto coglione. Non ce ne frega un cazzo di quello che fai. Te e i tuoi occhi di merda a forma di figa, idiota. Buongiorno. Simulatori di fantasie piccanti e proibite e simulatrici di orgasmi inventati, pluridecantati, ma soprattutto sentiti. E dunque, dopo aver appurato che di digiuno si può stare da cibo, ma non di sesso, quantomeno la sottoscritta, oggi di che cosa parleremo? Beh, venerdì notoriamente figa, nastro e rock and roll. Da dove partiamo? Ditemelo voi. Ho detto ieri sera faccio digiuno come la morosa di Gottardo, metto lì, non mangio, metto a guardare la televisione, un po' leggo, un po' guardo la televisione, porca troia, pubblicità Kinder cereali, Kinder e brioche, pubblicità da mangiare, guarda. Ho aperto il frigo, mi sono fatto una frittata e 4 formaggi con una birra. Gente di tutta Italia, ascoltate!
voi fascisti o comunisti, terrestri o ascardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, provax o novax, contribuenti o retributivi. Il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning Show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci, comunisti, fighe, imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning Show dalle 7 alle 9, se lo ascolti non ci crederai. 4-5 volte al giorno fanno l'amore. Portano nel mare in mano 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning Show dalle 7 alle 9. È ora di finiamola con sto schifo. Morning Show. Noi dobbiamo andare avanti. Buongiorno! Venerdì 20 settembre 2024, santi martiri coreani. E ricordate, ogni tanto ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Ciao! Va bene. Allora, abbiamo sentito un'intuizione del tizio che ha lasciato il messaggio proprio alla fine della puntata di ieri, e che abbiamo chiamato, e alle 8:30 stava per entrare in pronto soccorso perché c'aveva mal di testa, ecco, e costui ne è uscito alle 5:30 e la, del pomeriggio, 8 ore dopo praticamente, e cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto è lasciarmi un messaggio. Io la trovo una cosa preziosa, io amo quando i nostri ascoltatori, molti di più di quelli che intervengono poi la mattina in questo programma lasciando un messaggio al 379 24 24 161, ecco, molti ascoltatori mi raccontano frammenti a volte davvero molto intimi della loro esistenza. Vuol dire che insomma, io agli ascoltatori, come sa Simona Luni che fa il programma con me da tanti anni, io do tutto, racconto qualsiasi cosa, e vi racconto che ad esempio sto per andare a Riccione appunto a risolvere un po' di problemi. Questa te l'hai ripreparata, però questa te l'hai ripreparata. Non puoi essere così veloce, che cazzo, a farmi subito l'intervento, e quindi la puntata durerà qualche minuto in meno rispetto al solito, almeno vorrei farla durare qualche minuto in meno, anche perché avrei un treno da prendere, chissà poi se i treni funzioneranno. Però sempre sulla questione della salute mentale o no, perché poi questo l'hanno dato in neurologia, la prossima volta che andate al pronto soccorso dite: guardate, a me fa male di testa, e vi faccio sentire un pezzo del programma che ascolto tutte le mattine, così vi evitate la mattina in oculistica e vi mandano direttamente o in neurologia o più opportunamente in psichiatria, un reparto dove secondo me dovrebbe andare prima o poi anche il nostro Giorgio, che ti spiega che però dall'oculista, dal dentista ci va anche lui, dagli altri medici manco per il cazzo, si cura con il digiuno, con la curcuma, con il bevendo l'argilla e roba del genere, però dall'oculista e dal dentista sì, con alcune precauzioni che ci racconta. Dal dentista e dall'oculista bisogna per forza andarci, perché non abbiamo i mezzi. Se ti entra una scheggia nell'occhio, che cazzo la cavi? Io qualche volta l'ho levata con sto stuzzicadenti, però una volta non sono riuscito. Allora, questo gli arriva una scheggia sull'occhio e la toglie con lo stuzzicadenti. Ma come cazzo fai a togliere una scheggia che ti, non so, di metallo, che ti è entrata nell'occhio con lo stuzzicadenti? Vabbè, però andiamo avanti. Una scheggia nell'occhio, che cazzo la cavi? Io qualche volta l'ho levata con sto stuzzicadenti, però una volta non sono riuscito perché mi era entrata una scheggia di malta, diciamo, che non sono riuscito a levarla. Sono dovuto andare privatamente da uno di questi che aveva gli strumenti apposta. Non c'è niente da fare, e anche dal dentista, solo che bisognerebbe insegnare anche al dentista di mettere la calamita sulla iniezione, quella per l'indormia, perché quella là è piena di grafene. Magari loro non lo sanno, oppure lo fanno apposta a non sapere sta roba qua. Ma pensa che perfino i medici, i dentisti sono ignoranti, non sanno neanche cosa iniettano alle persone. Questo è il vero problema, anche se andiamo privatamente da questi specialisti. Ciao belli.
Sì, però. Quella scheggia di merda dall'occhio che è entrata al cervello, ecco perché dice un sacco di stronzate, Giorgio. Sì, però abbi pazienza, allora Giorgio, se ti togli le schegge dagli occhi con lo stuzzicadenti, il grafene che eventualmente è nell'anestesia locale che ti inietta il dentista potrebbe essere l'ultimo dei tuoi problemi, visto che tu ti metti gli stuzzicadenti negli occhi, che voglio dire, neanche nei film di Dario Argento io ho visto scene del genere. Però così è, sentiamo la nostra amica bionda. Non è vero che serve il dentista. Quella volta Fascio Daddy non si era fatto togliere il dente del giudizio, comunque quello che gli faceva male, sì, con l'ausilio di una cagna. Sì. Che non è quella che abbaia, ma un'altra cosa. Provate a sentirlo, che ve lo spiega lui come si fa. È vero. Poi? Alberto, ma lui non è che ti manda i messaggi perché ti vuole bene o vuole farti sapere le cose, è che lui ha bisogno di salire su un palcoscenico. È talmente tanto vuota la sua vita di Miguel Fiche negli occhi su me, che non ha altro. E poi, per togliere le schegge di metallo, dato che io sono un esperto, si usa la calamita a forma di pennina, che tu strofini l'occhio e le cavi. Ed è molto bello vedere la gente lacrimare. Ah, ok, perfetto. Quindi c'è una calamita. Sentiamo Miguel Somi, il tizio un imprenditore veronese che ha dato la stura poi a tutta questa discussione. Ieri ci ha fatto sapere che stava andando in pronto soccorso perché c'aveva mal di testa, l'ha mandato in neurologia. Chissà se ci dà il verdetto di cosa gli hanno detto i medici. No, ascoltami un attimo, se ti fa male il dente vai dal dentista, se ti fa male un braccio vai dall'ortopedico. Dal braccista. Se ti fa male un occhio, io ho dolore sopra l'occhio, che prende tutta la testa. E sono stato in oculistica. Dove vai se ti fa male sopra l'occhio, secondo te? Ma veramente siete dei fenomeni, cazzo. Sì, allora, i fenomeni siamo noi. Fenomeni. I fenomeni siamo noi, sì. Ascoltami, Miguel. Ha ragione Giorgio, sapete niente voi. Sapevo niente, sei tutto tu, infatti adesso ti chiamiamo, guarda, arriverò in ritardo in stazione per... No, ma scusami, ma cioè, fammi capire, se ha male sopra l'occhio deve andare dal sopraciglista. Sì, bravo, esatto. Ma che cazzo, non l'ho capito. Ottima sottolineatura, mi chiami Miguel per cortesia, perché io vorrei parlare con costui che è, sono già la seconda puntata che ci rompe i coglioni perché questo c'ha male sopra l'occhio, poi magari domani gli viene un ictus e andiamo tutti al suo funerale con la bandiera del morning show dicendo le ultime puttanate le ha sparate durante il nostro programma. Però io voglio parlarci con costui, cioè voglio sentire esattamente se va dal sopracciglio. Ma vai da sopraccigliista, ti fa male il sopracciglio, ma scusami, ma in neurologia cosa ti hanno detto? Qual è il verdetto? Allora, mi hanno fatto fare praticamente dei test, camminare, sì, muovere i diti, dei test. I diti, muovere i diti, sopra, certo, soprattutto, e poi? Camminare su una gamba sola, delle cose così. Poi, ecco come fa lo stallone maremano, ti hanno fatto fare lo stallone maremano praticamente, e il risultato? Il risultato è che dovevano fare l'attacco, ma io non potevo starla là anche oggi perché sto andando a Monaco al Beer Fest, capisci? E come faccio a starla anche oggi? No, allora spiegami, no fermo, perché questa è una cosa davvero molto veneta, cioè tu sei perseguitato da dolori lancinanti alla testa che ti hanno portato a stare al pronto soccorso e non ti fai fare l'attack alla testa. Oggi potresti avere un tumore, un ictus, potresti avere delle ischemie, non ti fai fare l'attack perché devi andare all'Oktoberfest a Monaco. E beh, ho 3 giorni prenotati, cosa faccio? Sei il gigante dei veneti. Cioè, tu sei più veneto di tutti i veneti che abbiamo conosciuto, perché dici i diti, e poi perché a te, rispetto alla prospettiva di morire per un ictus, te ne sbatte il cazzo, hai 3 giorni prenotati all'Oktoberfest e quindi vai all'Oktoberfest a sfondarti di birra e puttane e poi ancora birra e poi ancora puttane. Sei un grande, sei un grandissimo, tra l'altro mi hanno fatto fare una cura di Bentel, anche cortisone, e io gliel'ho detto, guarda che vado al Beer Fest, e ha detto non sarebbe consigliabile l'alcol con il cortisone col Ma Bentelan. Che cazzo ne frega?
Ma tu sei veneto, che cazzo te ne frega te del Ventelan? Del cortisone? Perché è da sciogliere nell'acqua, gli ho chiesto se si poteva mettere nella birra, mi hanno guardato un po' male. Comunque va bene, lo prendo lontano dalle birre, lo stesso. Ah, lontano dalle birre, cioè praticamente lo prendi mentre dormi. Io ti adoro, io ti garantisco, prendi tanta birra, prendi tanto Ventelan, ma prendilo contemporaneamente, perché se mi muori all'Oktoberfest, io non sono l'unico che saprà esattamente il motivo per cui sei morto. Ti mando le foto da Monaco, comunque, sì, che non muoio. Mandami anche necrologio, già che ci sei. Mandami anche necrologio. Comunque, Miguel, io ti voglio bene e sappi che se muori, muori da guerriero veneto. Il Veneto vero è quello che certo. Gli dice al dottore: a me non me ne frega un cazzo dell'attacco, io devo andare all'Oktoberfest. Adesso ho tre giorni prenotati, cosa faccio? Mi sdico tutto, cioè, i miei amici qua sto montando in auto adesso. Ma hai ragione. E soprattutto vai forte, guida forte, sia l'andata che il ritorno. No, non guido io, mi metto indietro, siamo in quattro, lo guido io. Ok, perfetto, sei un gigante. Va bene. Sei un gigante, io ti adoro, io davvero, io dopo questa, io puoi fare e dire qualsiasi cosa durante il nostro programma, hai capito? Questa c'ha male, questa doveva fare l'attacco. Senti Simone, fai a fare il culo, fammi sentire i messaggi, va. No, vedi Miguel, t'han guardato in faccia, hanno visto la provenienza e t'han fatto fare quello che in America chiamano Field Sobriety Test. Per vedere se eri sbronzo. Infatti, come vedi, stai andando all'Oktoberfest. Cosa che un po' ti invidio, devo dire la verità. In questo caso, chapeau per Miguel, perché effettivamente di fronte all'Oktoberfest è la morte, scegliamo l'Oktoberfest. Posticipiamo qualsiasi visita e tac da fare la testa. Tanto cosa vuoi salvare lì? Miguel, bravo, perché l'alcol non risolverà i tuoi problemi, ma ti aiuterà a dimenticarli. Io sono dell'opinione che il dermatologo risolve tutti i problemi. Non sei bene, hai mal di pancia, hai mal di testa, hai male al cuore. Una punturina leggera e ti senti subito nuova, nuovissima. Ehi pipì langstrum falali falala falà opsassà, ehi pipì langstrum, dopo non me la ricordo più, però l'Oktoberfest, tanta roba. Michel son mi! Michel son mi! Hai mal di testa perché sei cerebroleso, brutto nano veneto alcolizzato, scopa filippini. Michel, io l'ho già detto, lo ribadisco, sei un coglione, sei sui pedale, rompi il piatto a mezzo mondo perché non mi fanno entrare all'ospedale, insomma, negli occhi, insomma, di testa, eccetera, e poi quando è ora di fare l'attacco, che hai già pagato, che paghi, non ci vai. Ma che rincoglionito, guarda, brutto nano veneto alcolizzato, scopa filippini. Dove sei, veneti? Veneti, veneti. Veneti. Dove sei, veneti? Facciamo cinci. Veneti. Ataticamente da ubriachi, da alcolizzati. Veneto, sì. Alcolizzati ataticamente. Veneti. Ataticamente da ubriachi, da alcolizzati. Veneto, sì. Alcolizzati ataticamente. Noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Se i veneti fossero buoni come i loro vini, sarebbe il paradiso. Potrebbe essere una cosa stupenda, 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 stupenda. Noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Paga da bere, passo un giro, dai dammi qua, versi una grappa. C'era tutta una roba del genere. Paga da bere, passo un giro, dai dammi qua, versi una grappa. C'era tutta una roba del genere. Dove sei, veneti? This is the morning show.